Apriamo notizie. La prima notizia è sui leoni, la basta, veramente, dai, Ma non serve più, Salvatore, questo? Salvatore, che cavolo, queste notizie sugli animali, basta, ma questo è un programma di cinema, cioè, spiegaglielo tu, perché io mi innervosisco poi. Ma io gli ho cercato di parlargli, Salvatore, di dirgli sta cosa degli animali non ha senso, però sta deriva animalista, ormai è così, è diventato un attivista, non c'è niente da fare. Qui ci siamo, va bene, questo è. Le domande che hai scritte, sì. Sì, c'ho qualche domanda, ma perché le domande? A chi? A Salvatore, insomma. Adesso magari ne parliamo subito, visto che... Ecco. Signor Tony! Oh, signor Tony. Questo è il posto. Possiamo dirlo? Ma era libero, no? Ci sono due È persone. libero, è libero. Allora, qui possiamo, non so, mettere un divano. Sì, un Qui il bagno. angolo cottura Ah, questo. questo è il bagno. Sì, io cercavo una cosa cheap, però qua un po' troppo, un po' No, puzza. infatti no, siamo sistemati. puzza. Puzza, Abbiamo cucinato, quindi... Non lo so, non lei che dice, ci sono altri ambienti che mi può Sì, fare. Ha pagato l'affitto, no? possiamo Mi ha andare. pagato, cioè, bisogna pagare aprile, che ne so io, chi è questo? Ma che cosa? Ma che c'è sta affitta l'appartamento con noi dentro? Adesso glielo chiediamo con calma, ma glielo Sì, chiediamo. no, capito? io ci penso, prezzo? 500 dollari. Ma come 500? Paghiamo Noi 1000 paghiamo noi, 1000, signor non ho Tony, ma... capito, signor Tony, il 1000... Chi è? Come chi è? 500 dollari. Io non me la sento, cioè, se mi aiuta poi a ristrutturare, quindi mi pare che ci siano due persone, non Cioè, così, so. mi pare, pareva anche a me che c'erano due persone. Lo possiamo fare. Ma no, non per lei, signorina, però... No, Signor mi sento che questo non sono preparato. Oh! Tony! Isabella! Com'è? A posto? Dai, dai! Carolina Palermo! Non mai, certo, Tony, vabbè, ora vado, pensaci tu. Vabbè, ci penso io. Com'è? Ci pensa Posso? lui, ci pensa lui. Tutto a posto, Tutto a posto, ho fatto la caponata. No, Ha fatto la caponata, sai cosa vuoi presentare la tua amica ci che presenti così... la tua amica che così almeno facciamo due chiacchiere, visto? Presento, grazie. C'è, Isabella Aragonese. Isabella! Isabella, scusa, Isabella, Isabella, nell'ombra, no, no, è che c'era l'ombra che noi eravamo un po' No, tesi erano con il i signor signori Tony. Ma che lavoro fate? Parlate di cinema, infatti noi avevamo fatto tutta una scaletta su Scusa, Isabella Aragonese, tutta c'entrava sul suo... Prego, comoda. Ma puoi partecipare? Dammi, Ti fermi la diretta? Grazie, perché tra poco siamo in diretta. No! Eccoci, bentrovati a Siamo Stati Uniti in diretta 340-9-01-822 per i vostri numeri, i vostri SMS. Ovviamente oggi il sondaggio non c'è, c'è Isabella Aragonese qui, quindi il sondaggio abbiamo preparato un sondaggione che Isabella Aragonese, sì o no? No, questo i nostri sondaggi sono anche sempre forse gli indecisi. Sono sempre sì o no i nostri sondaggi, anche se non c'è una non si sa cosa, però è sì o no. No, comunque se avete voglia di fare delle domande, Isabella, se lei avrà voglia di rispondere, chiaramente dipende dal tono delle domande. Per i prossimi 25 minuti sarà con noi. Quindi dite tutto quello che avete da dire a Isabella perché è qui pronta a rispondere alle vostre domande anche via mail siamo stati uniti @camisun.it. Ecco, così se c'è qualcuno che sicuramente è più verboso di altri, lo sappiamo, sì. Chi è, ad esempio Francesco, ne diciamo uno, ci scrive le mail. Ma io sto raccogliendo le mail di... quelli... sì, sto raccogliendo le mail di Francesco che sono ormai sono un libro, un saggio, un fatto. Saggio, sì. Ma l'avete mai visto poi? No, è un po' difficile, una foto, sì, potrebbe essere un'idea. Francesco, mandaci una foto, così mandaci una foto. Facciamo una faccia alle parole. Isabella, Isabella, che tutta la vita davanti, questo è il nuovo film che adesso nelle sale, tra l'altro sta andando benissimo, no? Benissimo, io penso che a questo punto siamo anche primi in Cioè, classifica, questo è posso un periodo in dirlo cui c'è Il Cacciatore di Aquiloni, ci sono sì, film... che ha avuto questa prima, il primo weekend proprio un'impennata, tutti, insomma, il pubblico che aveva anche letto il libro aveva un traino particolare, invece il nostro va molto per il passaparola perché sta andando benissimo, cioè Ma poi il buon successo di pubblico
ma anche di critica, che non è sempre una cosa che accade automaticamente. Che sono tutti, insomma, ci sono state anche recensioni. Trattati, dovevate pensarci prima di far arrabbiare il signor Tony. Ecco, sì, ma no, ma non è che noi non abbiamo fatto arrabbiare nessuno, penso che sia... Vabbè. Io devo assolutamente fare i complimenti a Isabella, perché ho visto il film e lei è bravissima. Spero di rivederla presto in un nuovo film. Questa è Fra. Sì. Poi ci parlerà. È sempre Fra? Fra lui? No, è un'altra, quella è Francesca. Ah, questa. Francesca, grazie. Isabella, sei stupenda. Sei stupenda, vedi, arrivano subito gli SMS, vuol dire che c'è... Però verrebbe spontaneo parlare di tutta la vita davanti, sì. Però facciamo un passo indietro, perché tu al cinema sei parlata da poco, hai un'esperienza a teatro già discreta, al cinema sei arrivata prima con il film Crialese e poi con questo di Virzì, sono due registi comunque, due film d'autore, però due film d'autore. Devo dire che ho avuto una fortuna incredibile, perché non lo so, certe volte me lo ripeto da sola, dico sì, ho fatto un film con Crialese e uno con Virzì, sì. Per sono io? Sì, sono io Isabella, quella che ha fatto il film con... No, poi molto casuale, insomma, non voglio ripetere la solita storia, dicono tutte, come ho vinto Miss Italia, ma è casuale, così, allora ho accompagnato un'amica, no. In verità io sono sempre stata a Palermo, che è la mia città, perché ho fatto teatro sempre da lì, e Crialese faceva dei provini chiaramente in tutta la Sicilia, perché come voi saprete il film era in siciliano molto stretto. Molto stretto. E quindi l'ho fatto anch'io come tanti altri e avevo fatto questa avventura veramente incredibile. Film meraviglioso, io veramente è stato uno dei più bei film che ho visto negli ultimi anni al cinema italiano. Abbiamo lavorato un anno su questo film, abbiamo fatto 3 mesi in Argentina, perché tutta la parte della nave... Sì. Di Ellis Island in Argentina, era una ricostruzione fatta a Buenos Aires, poi in Sicilia. Ecco, qui stiamo vedendo tanto delle immagini. Il film è straordinario, soprattutto ha un valore importantissimo, secondo me, come documento. Andrebbe visto soprattutto dalle nuove generazioni per capire chi sono gli italiani, da dove veniamo. Cioè, quando c'è tanta discriminazione, basta capire chi siamo noi, chi eravamo noi all'inizio secolo. Siamo stati e come ci vedevano gli altri. Cosa penso anche che volendo fare anche un accostamento tra Virzì e Crialese, che sono due film secondo me molto ambiziosi e anche molto rischiosi, nel senso quanti film sui immigrati abbiamo visto, tantissimi, invece la chiave che ha trovato Crialese era completamente innovativa, è un film che non c'è così, queste inserzioni oniriche che poi ci sono anche bellissimo. Nei film di Virzì, tra l'altro l'albero delle banconote, sì, no? Cioè, le cose, banconote, si dice che in America crescono le zucche grosse così, è fantastico. Che tra l'altro